lavaggio motore è stato fatto, però prima dell'ultimo volo, poi hanno fatto un altro volo e hanno lavato. Hanno fatto il lavaggio motore questo. Thank you.
c'è un puntino rosso. Non lo so. Sì, sarà sonoro, questo è il maggior tenente che cammina sempre di fretta. Io sono Zoom, il primo piano. Lui è morto. Comunque. Pari corsi, siamo pari corsi, i noi, pari ci, corsi concediamo, sono... noi ci concediamo a gennaio. E come non fanno parlare a me? I pari corsi qua presenti sono 60 all'altro, non per tutti. Tu che corso sei? Che corso con sei? Brachita che. Poi ci siamo visti, forse non in moltissime occasioni, qualcuno di voi lo conosce bene,
a volte ci siamo visti nell'ufficio per questioni diciamo un pochino scoccianti, ma comunque direi che abbiamo portato a termine un'impresa, quella di mettere insieme personale che è di leva e quindi non è che viene volontariamente, si trova proiettato in queste nostre organizzazioni, e i classici firmaioli dall'altra parte che di questo lavoro hanno fatto il loro mestiere, che chiaramente devono conseguire certi obiettivi, e tra gli obiettivi ci sono anche le vostre attività, i vostri servizi. Il consuntivo che si trae alla fine io l'ho sempre considerato estremamente positivo, cioè il vostro lavoro è estremamente importante, estremamente significativo e molto utile. Noi francamente quando cominciamo a pensare che forse ci sarà una riduzione del servizio di leva, questo è auspicabile per quelli che vi succederanno, però per noi è sempre un pochino un discorso che ci lascia un po' in apprensione, perché rimpiattarvi, cioè rimpiattare il lavoro che voi fate è sicuramente un grosso problema per una forza armata. Questo sta a testimoniare come in effetti voi fate un lavoro estremamente importante, estremamente importante. Che cosa rimane al termine dei 12 mesi? Io ritengo che rimangano molte cose. Sicuramente c'è un senso di liberazione, voi domattina riceverete il famoso congedo, che purtroppo per un disguido di regia non siamo stati in grado di consegnare stasera, ma lo faremo per la prossima occasione, però domattina vi prometto che vi verrà consegnato. E a parte questo aspetto di sollievo, però poi sicuramente rimangono molti ricordi e penso sicuramente positivi. Positivi perché, come è stato per noi, il consuntivo positivo lo è per la maggior parte, sicuramente per tutti voi. In futuro penso che rimpiangerete il fatto di avere una mensa a orari fissi, di avere un letto sicuro tutte le sere a orari fissi, un rientro assicurato con un pullman della libera uscita a orari fissi. Vi troverete un po' abbandonati al fatto di non sapere in effetti a che ora entrare a casa. E arriverà il momento in cui però c'è una famosa canzone, non so se Lucio Dalla, perché io sono più grande Chiarello, non so se Lucio Dalla riscuote ancora i successi dei giovani, ma c'è una famosa canzone di quando ero soldato, ed è sintomatico che ricordi con nostalgia i vecchi momenti di quando faceva il servizio militare. Comunque vorrei concludere, perché le cose che vanno troppo a lungo poi non sono molto sentite, ma vorrei concludere dicendo: per noi è stato un buon lavoro, siamo stati bene insieme, abbiamo apprezzato veramente la vostra attività, ho voluto testimoniarlo stasera con i miei collaboratori più stretti, qui, in vostra presenza, insieme a voi, e mi auguro che un giorno o l'altro, almeno per coloro che abitano vicino, ci possa essere un incontro, magari più grande, però una vista, per dire, si ricorda comandante quando non mi voleva mandare licenza o quando è successo questo e quest'altro, sono sempre cose che fanno piacere. Da parte dell'organizzazione io mi sento di esprimere sicuramente un grazie sentito per un lavoro che non avete cercato, ma che avete fatto sicuramente al meglio delle vostre possibilità. Grazie e buon lavoro. È finita, è perché c'è la vita. Giro, Giro, Feneo, Feneo, Giro, Casu, Feneo. Abbiamo già smesso con la TV radio. Penso attende le cose. Uccio. Chiso è ca, e invece è dosso. È in quadro. Chiso è ca, ascolta, occhio. Chiso è ca. Però ecco, vedi, vai da pace.
la volevo fare, la volevo fare. Il signore fai stato Dai, c'è da andare.